per tenere sulla didattica in presenza è necessaria la vaccinazione. Quindi vi ringrazio veramente di cuore per questo ennesimo sacrificio che state facendo. Grazie davvero. Ritengo che sia molto importante vaccinarsi non solo per la propria salute ma anche per la salute dei più cari e dei prossimi congiunti e di tutti gli altri, quindi invito tutti quanti a vaccinarsi. Ho appena fatto la terza dose del vaccino, come insegnante ho effettuato la seconda a maggio e quindi la nostra copertura comincia ad essere un po' vacillante, è importantissimo farla. La terza dose, ma soprattutto fare la prima, perché ci darà la possibilità di continuare non solo la scuola in presenza, ma tutte le attività. La campagna vaccinale riprende con grande vigore. La Puglia, come avete potuto constatare, è una delle regioni, una delle poche regioni dove addirittura i contagi scendono leggermente anziché salire. Questo probabilmente dipende, anzi certamente dipende dal fatto che è una delle regioni, se non la regione dove c'è stata la più alta percentuale di vaccinati nella fascia più a rischio, quella diciamo degli ultra cinquantenni. Significa quindi che le vaccinazioni funzionano ed è per questo che ricominciamo con la nostra energia, con la nostra organizzazione, mettendo insieme il mondo della scuola, che ringrazio di cuore perché come al solito oggi le immagini delle file di insegnanti che si stanno facendo la terza dose sono di insegnamento veramente per tutti, perché hanno questo senso di responsabilità straordinario nei confronti innanzitutto di se stessi, ci mancherebbe, ma anche dei loro allievi, delle loro famiglie, perché vaccinandosi riducono di gran lunga i rischi inevitabili di queste attività di comunità, perché è chiaro che i rischi ci sono sempre e bisogna tutelarli col vaccino. Voglio in modo particolare ringraziare tutti i direttori generali delle ASL, tutto il mondo della scuola, l'ufficio provinciale, l'ufficio regionale. Devo dire che la collaborazione tra di noi è straordinaria, pur essendo uffici che dipendono da l'uno dal governo, gli altri dalla regione, collaborano come se fossero un'unica struttura. E voglio anche cogliere l'occasione per ringraziare le forze dell'ordine che pure tra breve cominceranno la stessa campagna, ma oggi, diciamo la verità, è il mondo della scuola. Speriamo di avere al più presto l'autorizzazione a vaccinare anche sotto i 40 anni, speriamo anche che si chiarisca bene la possibilità di vaccinare anche diciamo le persone di minore età, perché è chiaro che per noi avere la possibilità di ridurre il rischio di contagio nelle scuole, avendo ovviamente la sicurezza di poter fare il vaccino senza danni anche ai nostri bambini, questo per noi sarà molto molto importante, perché la scuola in presenza è importantissima. Il vaccino ci consente di gestire la scuola in presenza, restituendo a noi tutti comunità, contatto, affetto e relazioni umane che in questo modo si stanno ricostruendo. La terza dose, abbiamo cominciato con la terza dose nelle nostre scuole di Puglia, un'occasione importante, lo stiamo ribadendo, è l'unico antidoto per continuare in presenza. Noi vogliamo che questo anno sia per tutti i nostri ragazzi e ragazze, diciamo, l'anno della presenza. Noi abbiamo sofferto tanto in questi due anni, ma sicuramente il vaccino è l'unico antidoto per proseguire in questo modo. Quindi siamo convinti che la scuola è pronta e la scuola e sta accettando in maniera importante la terza dose. In questi giorni riparte la campagna vaccinale per la somministrazione delle terze dosi in massa. L'obiettivo fondamentale è quello di vaccinare con la terza dose il numero più rilevante possibile dei cittadini pugliesi. La dimostrazione che il vaccino funziona e che dunque dobbiamo continuare su questa strada ce la danno i numeri. Il 97% degli ultra settantenni bivaccinati, il 95% degli ultra sessantenni bivaccinati, l'85% dei pugliesi bivaccinati, il numero dei contagi quotidiano che contiamo, 350 e i 200 rispetto alle 20.000 somministrazioni di tamponi, sono numeri che ci dicono che il vaccino funziona. Dobbiamo continuare su questa strada.
Richiamiamo scuola per scuola tutti gli operatori scolastici, la platea è di circa 26.000 docenti e personale ATA. Li stiamo chiamando attivamente perché abbiamo visto che, così come nella prima fase della vaccinazione, la chiamata attiva è più efficace, quindi si riesce a raggiungere una percentuale più alta di adesione. Oggi è il primo giorno qui al Lab Vaccinale di Catino, ma già abbiamo avvisato le scuole, gli istituti scolastici della provincia per questa settimana, per i prossimi giorni. Sono in tutto più di 300 tra statali e paritarie, quindi è un impegno che è già partito.